Quanto? If it's love, if it's really vacanze in musica in tre parole. Vacanze in musica. Sono tre. Sono già tre. Musica. Musica e divertimento. Divertimento, vacanza e poi tanta musica. Follia, per certi versi, ma anche impegno e direi emozione. In tre parole... Agas. No, in tre parole, viva Don Puppino. Video 2 centimetri. Viva Don Puppino. Ross, grande. Molto divertente. È molto divertente. Musica, musica, musica. Non c'è nient'altro da aggiungere. Vacanze in musica come iniziativa l'ho trovata intelligente proprio perché l'evento va a comunare, cioè accomuna non solo la vacanza ma la didattica. La cosa più bella è stare qui tutti insieme, non è il solito classe, ci vediamo la settimana prossima, proprio vivere questa esperienza in armonia, che si impara a suonare musica, come ha detto Gigi, diventando anche delle persone migliori. La musica è un'espressione e quindi per esprimerci, per esprimere quello che abbiamo dentro, dobbiamo crescere tutti insieme, stare a contatto uno con l'altro e capire un po' come ci si può esprimere meglio stando tutti insieme. Quindi la cosa che conta è la coesione degli insegnanti, perché se si fa gruppo dal punto di vista didattico si riesce a trasmettere il giusto messaggio agli allievi. Al di là del rapporto individuale, chitarra, insegnante di canto, cioè è un insieme che deve funzionare, o no Claudio? Sì, è giusto. E soprattutto il piacere di fare musica insieme e soprattutto di vedere comunque che i personaggi che sono poi i tuoi punti di riferimento, nel caso del presente del corso, i tuoi insegnanti, poi suonano anche insieme. No? Quindi si vede veramente... Innanzitutto lo scambio, adesso mio figlio è ancora piccolo, quindi partecipa ancora poco ai giochi dei grandi, però invece vive con passione tutti gli aspetti musicali e anche gli aspetti del divertimento che questa struttura offre. Per la prima volta ho avuto modo di fare delle lezioni collettive. Io mi sono occupata di alcune lezioni di batteria di livello base e mi sono impegnata soprattutto sulla metodologia di apprendimento, quindi cercare di insegnare ai ragazzi come studiare e come approcciarsi allo studio della batteria. La batteria è il ritmo, è il colore, è il direttore d'orchestra, è la cosa che rende
una musica, una melodia intrigante, la controparte all'armonia e alla melodia, quindi c'è melodia, armonia e ritmo. Batterista è quello che può dare emozione, feeling, stile a un pezzo. Siamo noi che siamo in controllo, ok? Negli Stati Uniti la prima cosa che ho imparato e che porto dentro nel mio bagaglio adesso è l'interagire delle culture, di tutta questa gente che si è trovata in un nuovo paese e ha voluto mantenere un po' le proprie radici socioculturali e hanno continuato tutti più o meno a suonare la propria musica, però interagendo, stando insieme, un po' quello che succede qui in questi 10 giorni. Un'esperienza fantastica, perché ho avuto modo di imparare cose nuove sul mio strumento, conoscere gente nuova e fare molte amicizie e entrare in contatto con altre idee diverse dalla mia. Ci sono dei musicisti fantastici, cioè non solo a suonare, cioè pure a insegnare, trasmettono cioè perfettamente tutto quello che hanno. E andare in piscina e fare la lezione di piano. Ma un nuovo posto, conoscere nuove persone, imparare altre cose, sperimentare nuovi generi di musica. Insegnanti ci occupiamo di didattica tutto l'anno, arriviamo alla fine dell'anno che cerchiamo di raccogliere un po' i frutti del lavoro che introduciamo nel corso dell'anno, quindi far suonare i ragazzi in un contorno dove raccoglie sole, mare, sapori, odori, insomma. È la caratteristica del posto. Maestro, vuoi dire qualcosa al pubblico di Vacanze in Musica? In ben braden gi po van bunin klein te stan bogon de so mutli ding ling ding lan pein so so di flade. Nico Di Battista la chitarra. Dario Chiazzolino. Grazie. Al piano Mario Zara. Stefano Briani. Al sassofono, lui, Claudio Bonadè. Alla voce, Deborah Lombardo. Passiamo ai tamburi. La splendida Elisa Pilotti. Il grande Gigi Morello. Luca Fugliano. Adesso la sezione danza, la grande Elisa Corona.